Claudio Riva, quanto è difficile organizzare un evento in presenza in tempi di Covid? Le difficoltà sono quelle legate all'incertezza, cioè avere delle regole che cambiano su base settimanale, e l'investimento di organizzare anche solo una giornata come questa è un investimento importante in promozione, in pubblicità, in logistica, e chiaramente viene messo in discussione giorno dopo giorno. Parliamo di tendenze whisky. E quello che è cambiato è l'utenza, il pubblico. Siamo passati da una prima generazione, quella che è cresciuta con me, con gli altri eventi europei, di appassionati del whisky che stavano incrementando il proprio bagaglio di conoscenze, ad una nuova generazione che ha avuto radice negli ultimi 2 anni, si è sovrapposta alla pausa Covid, di gente che si è appassionata solo recentemente e che non ha mentalmente un approccio già impostato. Quindi non esistono confini, non esistono nazioni, non esistono tipologie, non esistono maturazioni, non esistono storie che siano più importanti della parola artigianato, della parola craft, della parola facciamo le cose come le facevano i nostri nonni. Quindi chi oggi riesce a trasmettere quello è assolutamente vincente rispetto magari a un brand di 200 anni di storia che sicuramente in passato era vincente sotto tutti i punti di vista. A proposito di storia, il whisky italiano non ha una storia. Il whisky italiano non ha una storia, ci stiamo appassionando da almeno un ventennio di whisky giapponese che non ha una storia così consolidata come lo scotch. L'Italia ha una lunga tradizione sui cereali, ha insegnato con la birra che questa esperienza può essere molto affascinante, altrettanto accadrà con il whisky. Quindi il futuro del whisky italiano? 100 distillerie entro 10 anni. Tendenze whisky. Tendenze whisky, allora oggi abbiamo deciso di portare solo un'azienda americana perché appunto pensiamo che il Texas possa essere in un futuro paragonabile a Kentucky e Tennessee. Insomma, si apre un po' lo sguardo ad altri paesi, ad altri mondi. Sicuramente, sicuramente. Un esempio è stato il Giappone, che adesso è tra i whisky più venduti a livello mondiale. Noi appunto vendiamo anche whisky indiani, scozzesi, irlandesi, americani, e anche stanno arrivando neozelandesi e australiani. Quindi ormai si è aperto tutto il mondo alla produzione di whisky. Un'altra curiosità è che in America ci sono tantissime micro distillerie artigianali che purtroppo non arrivano magari sul mercato europeo. Il formato americano è da 0,75 e per arrivare sul mercato europeo deve essere da 0,70. Noi abbiamo la fortuna di aver trovato Balcones, che produce anche il formato da 0,70, quindi importabile. Tendenze. Tendenze whisky americano, bourbon, rye, rye whisky. Sicuramente con l'introduzione dei dazi americani è stato più difficile introdurre in Italia, ma noi abbiamo delle referenze numero uno per quanto riguarda il rye whisky, che hanno praticamente puntato sull'Italia, per cui hanno evitato questo aumento dei dazi. Poi abbiamo i single malt americani più premiati al mondo. Questa è la nuova referenza di Westward.